Sono Vogliazzo Ferdinando e ci troviamo a Montiglio Monferrato nel mio laboratorio di panetteria. All'età di 13 anni, quando è morto mio padre, ci siamo dovuti mettere la mamma e io e mia sorella per aiutarli. Quindi da lì in avanti è stato un continuo. Quindi, e poi comunque è un lavoro che mi piace. La mattina praticamente si comincia verso le 2 con impastare farina, acqua e lievito, poi si fa il pane, si fa lievitare, si fa cuocere, verso le 7:30-8 la moglie parte per portarle queste tre rivendite che abbiamo. Intanto c'è anche il pane per il negozio, per il nostro negozio. Abbiamo le monferrine, le grissie, queste come specialità un po' particolare sono pagnotti da mezzo chilo che noi chiamiamo pane medievale, che sia bianco sia integrale, sia col sale e lo strutto, sia senza sale e strutto. Grissi una volta le facevano tanto con la soba d'ai, con l'aglio passato sotto, roba che ormai non si fa più. Poi invece i prodotti di pasticceria, lì ci vorrebbe la figlia per spiegarle meglio. Comunque ci sono le torte di nocciola, che sono quelle tradizionali di sempre, dal nonno fino a noi. Le paste di meliga fatte con la farina di mais e le paste al cacao che sono fatte con il cacao, quindi nere. Beh, mi ricordi di infanzia quando andavo in campagna con lo zio Giovanni e con le mucche. Li passavo quei 2 mesi d'estate proprio libero, fuori, non ero mai in casa, giravo da un cortile all'altro, oltretutto passavo proprio in tutte le case, anche le domeniche quando partivo da Montiglio andavo giù lì, la prima cosa che facevo dopo aver salutato i nonni e gli zii è facevo il giro di tutte le case della borgata, passavo in tutte le stalle prima di tutto, vedevo tutti quelli che c'erano e per me era... Sono ricordi quelli che me li riporto ancora adesso. Ma proprio alle origini dal mio bisnonno, che dal 1875 faceva già questo lavoro. E poi si è tramandata. Senza dimenticare che a casa del Curto, lì a Valle Giolitti, anche mio nonno materno aveva il forno nella cascina e in quella frazione andavano a far cuocere tutte le settimane il pane, le torte, eccetera, eccetera. Da quando mi ricordo io andavano solo più una volta all'anno, il dì della festa, a far cuocere le torte. Quello me lo ricordo ancora, che andavano lì, accendevano il forno. E la gente della borgata portava le torte a far cuocere, torte di mele specialmente, con le crostate. Il forno a legna tradizionale, quando arrivavano le fascine, quindi scaricarle, metterle a posto e poi bruciarle, cioè metterle nel forno, bruciarle, cose. Quindi quel bel forno fatto a cupola, rotondo, una fatica nera. Quelli sono ancora ricordi che mi sono rimasti.
venivano ancora qui a Montiglio le donne a far cuocere il pane una volta alla settimana, quindi arrivavano al mattino con la pasta dentro la cavagna, si mettevano lì, facevano le forme e poi mio papà e mia mamma dopo le infornavano e poi venivano a ritirarlo, si pesava, loro pagavano la cottura. Era lì che facevano i cavagnin, quelli che poi adesso abbiamo ripreso a fare. Quindi la mela o la pera avvolta in questa pasta di pane e bagnata nello zucchero. E quello era il dolce per i bambini, quelli che aspettavano a casa. Dei ricordi.